Siamo sì, pronti? Credo che ce l'abbiamo, eccolo là. Buongiorno a Roberto Lipari. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Salvo. Ciao Roberto, come stai? Ma è ancora Natale a casa tua? È ancora Natale. Sì, no, io non a caso ho inquadrato l'albero, perché ecco, io difendo che l'albero ci non può stare così pochi giorni tutto il tempo che ci metto per farlo. Quindi assolutamente. Io lo tengo fino a Ferragosto, poi lo uso per il falò. Mi sembra una giusta filosofia, mi sembra giusto ammortizzare tutto il lavoro che ho corso per poterlo confezionare poi durante un periodo più lungo. Non è, una cattiva pensata. Esatto. Senti Roberto, ne abbiamo parlato a Capodanno perché tu eri anche sul palco di Piazza Politeama, presentava il tuo socio Sergio Friscia, ma tu sei arrivato a sorpresa. La mia dolce tre quarti. Esatto, eravamo in diretta anche su TGS e vi abbiamo visto insieme. È un momento, ne abbiamo parlato quella volta, per te e per Sergio veramente molto 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 pieno di impegni e molto importante. Forse in questo momento è il migliore della vostra vita, della vostra carriera, no? Ma sì, io ci stiamo divertendo un sacco. Tra l'altro torniamo tra poco a Striscia perché dall'11 febbraio siamo di nuovo alla conduzione fino all'11 marzo. E quindi praticamente non riusciamo a staccarci, perché quando non lavoriamo a Striscia abbiamo lavorato al film, quindi è un momento molto bello, ma la cosa, io dico sempre che la vita è una ruota, l'importante è godersela quando c'è il momento, diciamo, della panoramica migliore. Esatto. Senti, a proposito di panoramica migliore, tu di viste straordinarie ne hai viste tante, nel senso che insomma gli ultimi anni della tua carriera sono stati tutti molto densi, importanti, con cose belle, e le note vocali ti hanno dato tantissimo, no? Diciamo che sei stato proprio protagonista di note vocali straordinarie, ti hanno permesso anche di arrivare poi a Striscia la Notizia. Sì, lì fu un'idea per fare i monologhi sul web, dove certo, o prendevo un pezzo dello spettacolo, mettevo, oppure era un modo per far funzionare il meccanismo del monologo camuffandolo. E poi è stato anche, per me è stata anche una valvola di sfogo, perché potere mandare note vocali a persone che non ho il numero, ovviamente, certo, era anche un mio modo per poter. E la cosa bella è che tornano ciclicamente, perché alcuni argomenti. Certo, purtroppo si ripetono, alcuni purtroppo si ripetono. Si ripetono, quindi... già. Però adesso stanno tornando note vocali di due anni fa. Perché... Ma perché la forza di queste note vocali sta nel fatto che la gente si immedesima, infatti... e quello che avrebbe voluto dire anche lei, esatto, la persona che ascolta, esatto, avrebbe voluto dire le stesse cose e dice: ecco, guarda, c'è uno che lo fa per me. Allora, Giuseppe, noi abbiamo scelto due note vocali di Roberto Lipari, entrambe bellissime, attualissime. Una, secondo me, è la più bella di tutte, l'abbiamo messa anche a Raccontami, se ti ricordi, ed è quella che tu hai scritto, tu hai preso il telefonino e hai mandato una nota vocale alla mafia, ecco, durante il lockdown. E a proposito di passeggiando, eventi, esatto, passeggiando da solo in via Notarbartolo davanti all'albero della memoria, l'albero Falcone. E poi mi è valso un premio, lo faccio vedere a casa mia, c'è un premio qua dietro, sì, perché l'associazione Falcone Borsellino, che ogni anno un premio fa un premio pure per il pezzo artistico. Bello. E quella nota, quindi è stata una cosa pure bella, non era nei calcoli, sì, però sì. Devo dire che questa nota vocale ritorna sempre, primo perché ci dobbiamo liberare definitivamente prima o poi della mafia, e poi perché la settimana scorsa è stato arrestato Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei padrini, quello diciamo storico, anche se la come mafia dicevamo, ancora va combattuta. Gli eventi si ripetono purtroppo e appunto alcune note vocali tornano attuali. Vediamola. La ascoltiamo e la vediamo insieme, la nota vocale alla mafia di Roberto Lipari. Eccola. Ti mando questa nota vocale, cara mafia, no, cara no, ma rispettabile mafia, egregia, ma montagna del merda, ecco come diceva Peppino. Ti mando questa nota vocale per dirti che se quest'anno non c'è nessuno qui sotto l'albero Falcone a fare la memoria di Giovanni, come ogni 23 maggio, è solo un caso, è solo perché in giro c'è un nemico pericoloso, tutti rischiamo di caderci, quelli che lo combattono vivono col terrore di morire e molti se ne lavano le mani. No, non sto parlando di te mafia, sto parlando del coronavirus. Vedi mafia, questo è il punto, stavolta tu non c'entri niente, è che ti senti sempre tirata in ballo, sei egocentrica, devi fare tutte cose tu, dici gestisco tutto io, e c'è
l'immondizia la gestisco io, appalti pubblici li gestisco io, i voti li gestisco io. Eppure in questo periodo che causa quarantena stiamo vivendo una crisi economica, tu l'hai vista e ci vuoi entrare. Due cose stai cercando di fare in questo periodo: da un lato vuoi entrare e dal carcere vuoi uscire. Il problema tuo è che ti infili. Noi non ti invitiamo e tu ti infili. Sei come quelli che si imbucano ai matrimoni, gli interessa solamente fottere buffet agli altri. E sei anche un po' come gli sposi, perché pure tu gradisci il regalo in busta. Tu, mafia, cerchi sempre di imbucarti anche nei luoghi che lavorano contro di te. Ti vesti elegante, una camicia, una cravatta, un colletto bianco, ma oramai ti conosciamo anche lì. In conclusione ti mando questa nota vocale perché non vorrei che tu pensassi che questa strada vuota significa che ci siamo dimenticati di te, che un'altra volta ci hai convinto che non esiste. No, è solamente un caso. Perché tu, mafia, non ti devi preoccupare che le nostre strade sono vuote. Ti devi preoccupare che le nostre teste sono piene. Sono piene di memoria, sono piene di futuro e sono piene delle idee di Giovanni Falcone. E fino a quando ci saranno quelle, noi ci saremo. Quindi anche se la vedi vuota questa strada, beh, fai come se ci fossi. Bravo. No, non me la ricordavo che bravo, era un po' che non l'avevo, un annetto. Sì. Ed insomma, è incredibile questo... cioè, il fatto che cercano di uscire dal carcere, cioè, sono delle cose che sono tornate in questi giorni in auge. È vero. Quindi questa nota conserviamola bene, noi l'abbiamo voluta riproporre, approfittando della tua presenza, per la quale ti ringraziamo.